Venendo qua mi ha chiamato un giornalista del Corriere chiedendo che cosa stiamo preparando per l'autunno e io gli ho detto non te lo dico oggi, te lo dico domani al Corriere e alla Padania, anzi prima alla Padania e poi al Corriere. Oggi ci siamo ritrovati in Via Bellerio e abbiamo messo giù una serie di iniziative da settembre, ottobre, novembre che finiscono il 1° dicembre in Piazza Milano dove sarete tutti chiamati a esserci. La partita ce la giocheremo, tireremo sulla testa, non so se vinceremo o se perderemo, però ce la giocheremo fino in fondo perché penso che nessuno di noi e nessuno di voi abbia in tasca la tessera della Lega per tirare a campare. E quindi proveremo tutte le cose che le persone per bene possono fare e se non saranno sufficienti proveremo anche qualcosa che le persone per male, quando si incazzano, cominciano a fare. Non, perché abbiamo la tessera della Lega in tasca? Perché Umberto Bossi è partito tanto tempo fa. Questo giornalista mi chiedeva cosa ne pensi delle polemiche Bossi, Tosi, Maroni, Pippo, Pluto, Paperino. Non lo so, domani sera ci saranno qua Umberto Bossi e Roberto Calderoli. Io penso che tutti noi, io quando ho fatto la tessera della Lega a 17 anni, facendo liceo a Milano, non l'ho fatto perché ero intelligente e federalista, l'ho fatto perché sono rimasto affascinato da un discorso di Umberto Bossi e da un manifesto della Lega che diceva sono lombardo, voto lombardo. E allora da lì è partito tutto. Quindi Bossi ha creato tutto e adesso può essere, gliel'ho detto, l'ultima volta che abbiamo fatto un comizio insieme sul Lago di Como e glielo ripeto stasera per domani sera. Può essere ancora una risorsa assolutamente fondamentale e unica se facciamo gioco di squadra. Se prestiamo il fianco al giornalista che fa il suo mestiere e aspetta l'aggettivo, l'avverbio o la dichiarazione fuori posto, non andiamo da nessuna parte. Quindi io sono convinto che quello che la gente chiede alla Lega, e l'ho passato tutta l'estate con la gente, parlando con la gente non ai comizi, ma parlando con la gente dal panettiere, al rifugio in montagna, dal macellaio, fuori dalla messa, c'è tanta gente che è pronta a tornare. Io ho trovato, non so se è capitato solo a me, una valanga di gente che mi ha detto io vi ho votato per tanti anni, poi avete fatto un po' di casino, poi non si capiva esattamente che cosa stavate facendo, poi vi siete messi a litigare e allora io l'anno scorso ho votato Grillo per dare un segnale, mi ha già stufato. E quindi se fate le cose fatte bene io torno alla Lega. C'è una marea di gente che aspetta solo una Lega seria, unita e concreta. E quindi il primo appello è che ogni energia si spenda contro l'esterno, perché il nemico è fuori. Se c'è qualche ultimo giapponese che pensa ancora che il nemico sia in sezione, fa perdere tempo e perde tempo. Secondo me ce la possiamo fare, remando tutti nella stessa direzione. Ne sono profondamente convinto perché trovo un movimento che non è sano, è strasano, che ha voglia di correre. E allora ci metteremo a correre. E allora dalle prossime settimane ci metteremo a correre. Il nemico è Roma, lo diceva Daniele, sicuramente. Roma che ci trattiene i soldi risparmiati dai nostri comuni. Però non è più solo Roma, e lo dico da europarlamentare, perché ormai i tre quarti delle decisioni vengono prese non a sud ma a nord, e quindi il nemico è un po' giù, ma il nemico intelligente è su, perché il nemico intelligente non è la Chienge, che è una poveretta, il nemico intelligente è in giacca e cravatta e comprando i titoli in borsa con lo spread decide quale governo sta su e quale governo va giù. Perché sono convinto che il governo Letta non cada, nonostante i casini, Berlusconi. Oggi mi hanno chiamato in quattro giornalisti, due palle. Io a tutti e quattro ho detto non me ne frega un accidente, perché la domanda era ce la farà Berlusconi a rimanere in politica? Chi se ne frega? Cioè, detto onestamente, spassionatamente, per carità, governiamo col PDL in tante realtà e governiamo bene, governiamo in Lombardia, governiamo in tanti comuni della provincia di Bergamo, governiamo in Veneto, governiamo in Piemonte, non sputo nel piatto dove mangiamo, però un conto è il PDL di Bergamo, di Milano o di Como. Quando questi superano la linea del Po e vanno a Roma,
Non mi interessa, mi interessa che hanno votato una delle leggi più infami degli ultimi 50 anni, che è la riforma Fornero, e questa signora dovrebbe aver vergogna a farsi vedere ancora in giro per strada. In provincia di Bergamo quanti esodati ha lasciato in mezzo a una strada? E poi ha votato lo svuota carceri, quindi io dialogo col PDL che parla in bergamasco e parla in milanese. Quando inizia a parlare altri accenti non mi interessa, affari loro. Io ho parlato quest'estate con una professoressa, e ci sono anche professori fortunatamente con due palle così e che hanno anche simpatia per la Lega, che insegna all'Università della Montagna in Val Camonica, farà la pendolare fra Milano ed Edolo. E questa professoressa mi diceva che c'è un preciso disegno per cancellare l'economia di montagna e mi ha fatto due esempi. Uno, questo gestore di un rifugio a 3.000 metri sulla D'Amello in Val Camonica, che ha avuto la sfiga di essere una persona per bene e che tutti gli anni invita la cugina per 15 giorni su al rifugio a 3.000 metri per respirare un po' d'aria buona, la cugina che per star su 15 giorni gli dà anche una mano a sbrigare due faccende, a gestire un rifugio. Non stiamo parlando di uno che gestisce il billionaire a Porto Cervo, stiamo parlando di un qualcosa di più scomodo. Ebbene, l'anno scorso, siccome questo qua da Lombardo, oltre che gestire il rifugio a 3.000 metri, dà un occhio gratis all'impianto dell'Enel che c'è lì in zona e quindi fa la spola fra il rifugio e l'impianto dell'Enel, in un pomeriggio in cui era andato a controllare questo benedetto impianto dell'Enel a costo zero, ovviamente era rimasta al rifugio la cugina, lì in soggiorno per 15 giorni, entra un tizio, mi fa un caffè, sì, le faccio un caffè, grazie, buono il caffè, un euro, paga un euro, fa lo scontrino, e sto tizio domanda, ma lei chi è? Sono la cugina del gestore del rifugio. Dov'è? È andato a controllare la cabina dell'Enel. Lei mi ha fatto il caffè? Sì, evidentemente sì. Lei ha un contratto di lavoro? No, sono la cugina del gestore del rifugio che arriva all'estero per 15 giorni a 3.000 metri sulla D'Amello per prendere un po' d'aria buona. Morale della favola, quando è tornato il gestore del rifugio dopo mezz'ora, questo tizio che era dell'ispettorato del lavoro di Brescia gli ha dato 3.000 euro di multa per un cazzo di caffè a 3.000 metri. E questo dopo una settimana è dovuto scendere a Brescia a pagare, altrimenti gli chiudevano il rifugio. Ha pagato, io l'ho incontrato, ma ha detto io ho pagato perché sono una persona per bene. Forse ho fatto male. La prossima volta che mi arriva un signore di quelli, io lo tiro giù a calci in culo per i 3.000 metri della D'Amello. Perché invece di dirmi bravo per quello che fai e per tenere viva la mia montagna, invece di andare in centro a Brescia a controllare qualcuno di probabilmente più pericoloso e più evasivo fiscalmente rispetto a questo rifugio, è più comodo andare a rompere le palle alle persone per bene. Noi quando abbiamo proposto le ronde ci davano degli squadristi nazisti pericolosi coi cani che andavano a caccia dei bambini. A Milano hanno pensato di fare le ronde però sociali, e quindi la ronda non va bene, la ronda sociale della sinistra evidentemente. Guardate che però la storia insegna, sono importanti le parole, ci stanno provando a farci sentire, io non voglio più, non siate più sulla difensiva, non abbiamo A, niente di cui chiedere scusa, B, non siamo noi razzisti e cattivi, la Lombardia è la capitale italiana del volontariato, noi abbiamo da insegnare bontà e volontariato al resto d'Italia, si dona più sangue in regione Lombardia che non in tutte le regioni del sud messe insieme, è perché tanto è tutto lo stesso, tanto sono tutti ladri, tanto mangiano tutti, tanto sono tutti dei falliti, se però poi gli porti a casa dei risultati concreti e tangibili, i nostri consiglieri regionali lo sanno, se tu aiuti non a parole, ma se tu riesci a aiutare in questi 5 mesi che mancano del 2013 500 mamme e papà separati o divorziati, sono 500 persone con un nome e un cognome a cui Regione Lombardia rischia di cambiare la vita in bene, perché a queste persone 400 euro al mese possono fare la differenza. E il bello è che siccome abbiamo messo che questi soldi vanno solo a chi è residente in Regione Lombardia da almeno 5 anni, sono tutte mamme e papà italiani. Non c'è l'ultimo arrivato che si porta via l'assegno, il bonus per l'affitto, il bonus per la casa popolare, il bonus per la scuola materna. È gente nostra. Quindi se ci facciamo un po' più furbi, un po' più cattivelli, un po' più concreti,
non è che raddoppiamo i voti, ma li triplichiamo, li quadruplichiamo e soprattutto risvegliamo la Lombardia. La Lombardia è una terra con un orgoglio incredibile, una terra fantastica che ha delle bellezze che ogni tanto ci dimentichiamo. È una terra che in 5 giorni ha cacciato via l'impero austro-ungarico da casa nostra. Tornando indietro magari ci conveniva tenerci gli austro-ungarici che erano più educati rispetto a qualche occupante moderno.